Parte di Stafford e fallo per gli Heat che hanno addosso un'aggressività paurosa. Ecco, però ribadisco, questo non aveva segnato un tiro da tre punti nei playoff fino alla partita scorsa. Questo è un tiro qualitativo, glielo lasciano. Guardate la rotazione, è perfetta della palla. Io non critico la scelta di far tirare Cole, perché tutto sommato è una scelta che ci sta. Io però mi chiedo, la posizione di Westbrook in questo caso, se fosse stata un passo e mezzo più verso Cole, in che cosa avrebbe condizionato negativamente la difesa? Stai a una distanza a cui puoi ruotare. Poi se scegli di non ruotare è una cosa, ma se ogni volta scegli di ruotare una rotazione impassibile, dopo un po' prendono fiducia e tu ruoti e ti vedi stampare in faccia dei canestri, che è bruttino. Analizzare tutti i possessi difensivi degli OKC Thunder in questa partita genererebbe più o meno il commento che hai fatto adesso. È evidente che è saltato il piano difensivo. Oh, ma i capelli a colchi li ha tagliati. Fratelli Bundy, già campioni del mondo, personaggi di un'altra era. E beh, adesso altro tiro di Cole, sbagliato questo, rimbalzo lungo per Fisher da tre. Miami sta letteralmente gavazzando. Ultimi 30 secondi del primo quarto in arrivo. Harden, blocco di Collison, scarico per Fisher da fermo. Harden vuole spazio per attaccare, è accoppiato con Miller. Guardate la posizione di LeBron James, perso Durant lungo la linea di fondo, punto esclamativo, KD 35. Interessante, per Harden la difesa si mette a zona in certi momenti, se lo scarica coi tempi giusti diventa scomodo prendere Durant. Ultimi 10 secondi del primo quarto, 5 di vantaggio per Miami, thumb down, spread colors, questa la chiamata per LeBron James che prende un tiro di quelli, diciamo così, dell'era antecedente a questa finale della Eastern Conference e finale NBA, un tiro di quelli che non fanno male agli avversari. 7 e 3 rimbalzi per lui, 9 per Kevin Durant, 8 per Russell Westbrook. Ok, sì, aggrappata alla partita, i Miami Heat volano con 31 punti nel primo quarto e 5 di vantaggio. Per i Miami Heat, lo scarico per Battier, nessuno che arriva verso di lui, lo scarico per Miller, il recupero tardivo, questa solita palla telecomandata da parte di LeBron James che va a memoria. Guardate questo close out in ritardo da parte di Russell Westbrook, close out, recupero nella NBA. Viene consigliato a un difensore di fare il cosiddetto short close out, ovvero sia concedere il tiro e non la penetrazione. Però le caratteristiche di Miller, Battier, Cole, Chalmers stesso un po' meno, ma anche lui, tutti monodimensionali, tutti non trattatori della palla, secondo me consiglierebbero un'altra politica. Siccome sta per arrivare coach Brooks e dubito che non ne parli, riprenderemo la questione tra qualche minuto. Eccolo qui Norris Cole. Durante il periodo in cui c'era il lockout, la serrata, e sembrava che non si giocasse, invitato a Akron, Ohio, da quel signore con la fascetta che gli ha detto tu sei la nostra prima scelta, meglio la prima scelta di Chicago che noi abbiamo preso, vieni ad allenarti con me. È chiaro che quelle giornate pagano dei dividendi in queste giornate. Oh, se quello è l'invito e il biglietto te l'ha mandato il 6, meglio andare. Cioè sarebbe il caso di andare, infatti andare. We're accustomed to seeing LeBron James be effective, the other guys making threes. Where's that going wrong for you? Well, we're doing a great job of taking the pain away. Second part of that first quarter, and they started hitting threes. But first part of it, we gave too many easy layups. We got to keep the pain out and close out better on the threes. What do you need on the offensive end? Just keep moving the ball, keep tacking, don't hold the ball. You don't have a shot or a pass. You got to drive it and kick it. Drive it and kick it. Thank you, Scott. Bel taglio da parte di Westbrook, dobbiamo muovere la palla e penetrare e scaricare, anche usare il lato debole in attacco. Il lato debole è il problema di OKC nelle due metà campo. Per quello che riguarda la difesa, ha detto nella prima metà del quarto abbiamo concesso layup, poi per levare il layup abbiamo concesso tiro da tre. Stanno sostanzialmente concedendo almeno uno dei due tiri pregiati, quelli che vincono le partite NBA nel 2012. Torneremo su questo argomento. Magnifico attacco di Oklahoma. Harden ha sempre due giocatori, si mette in visione Collison e poi arriva il taglio dal lato debole di Westbrook, giocata da tre punti, molto ben eseguita uscendo dal timeout.
E siamo in doppia cifra per Russell Westbrook. I Miami Heat sono in un tipo di postseason in cui hanno vinto, sia pure in overtime, una partita in cui Rondo ne ha fatti 44 e ne hanno vinta un'altra in cui Westbrook ne ha fatti 43. Paradossalmente Rivers e Fogel avevano un piano difensivo più preciso di quello che ha Brooks su questa idea di che cosa togliere. C'è in centro area anche Haslem, il cui tiro mancino qua è semideviato da Collison. Oh, quando entra Collison, però stranamente gli azzurri fanno meglio. Fischio di Crawford, fallo in attacco ancora di Kevin Durant. Non è il primo nella serie, è uno dei problemi per KD, che qui non riesce a controllare il corpo. E va a sfondare. Fischio è il limite, però obiettivamente la posizione di Haslem è quella di un giocatore che di pallacanestro ne ha vista tanta. Vi ricordo che inizialmente doveva andare a Cantù, ma era troppo grasso, è finito in Francia ed era ancora più grasso, è tornato a casa e ha visto la luce. Eccolo qui, riaprire per Miller, tutto lo spazio del mondo, tripla per Mike Miller. Non si può non amare quello che significano le tre triple di questo tatuato. E anche perché incidono parecchio sulla gara questi 9 punti. Fischer per Westbrook, che mette palla per terra, grande difesa di Cole, tiro con poco ritmo di Fischer. Mamma mia, il venerabile maestro. Per come ha giocato Oklahoma, meno 2 è un saldo, sinceramente, soprattutto per come ha difeso. Però l'enigma, proteggiamo la vernice, ruotiamo sugli esterni, riesce a essere ancora molto complesso per loro. E in effetti l'argomento Brooks liofilizzava alcuni dei tuoi principi, ovvero sia, c'è gente tipo Fogel e Rivers che in certi casi ne ha marcati solo 2, in particolare Fogel. E questo sembrerebbe lo stesso caso, ma non credo che fosse questa l'idea difensiva su questo possesso. È solo riuscito male dal punto di vista difensivo. Quel lato debole si è visto veramente 50 volte in questa serie, con 2 giocatori che non sono un fattore difensivo, e quando va dentro un tiro da 3 o un tiro comunque da fuori si guardano uno con l'altro con la classica domanda inespressa: dovevi andare tu, vero? Intanto fallo in attacco di James, che trova la barba di James Harden, domandandosi che cosa è successo. E qua però ci vorrebbe, sta per partire il tweet di Ron, eh? Ron si è già fatto, beh, Meta, però tanto è sempre Ron. Ron ci ha già fatto vivo durante la serie dicendo Zimula. Beh, veramente dicendo di peggio, dicendo vabbè, all beard, no brain, tutto barba, niente cervello. In linea di massima si sarebbe potuto evitare. Signora, non si addormenti subito, eh? Almeno, aspetti il secondo quarto, la metà, dai. Esatto. Che le promettiamo che poi comunque, se c'è festa, vedrà che non riesce a finire il pisolino. Lato debole di Westbrook, che sbaglia la schiacciata. Fischer cerca la palla, la trova Cole, che attacca Collison. Si inventa una rovesciata che è rettificata a canestro da Dwayne Wade, che forse ha subito anche una piccola distorsione alla caviglia. Rientra prendendo comunque la posizione difensiva. Cole un leone, ma Westbrook l'aveva battuto abbastanza facilmente. Miller si stacca per raddoppiare, scarico per Harden. Si può fare meglio di un tiro da 3 in quella situazione, attaccando il recupero da un raddoppio, semplicemente la stringa slacciata per Wade. In 4 contro 5 Miller si salva miracolosamente. Succedono cose incredibili sul parquet, mentre la scarpa con l'icona di Michael Jordan non vuole assolutamente adattarsi al piede di Dwayne Wade. Facciamo ordine: alto attacco ben riuscito Harden per Collison in visione, palla schiacciata per terra per Westbrook che sbaglia la schiacciata. Ovviamente 2 dall'altra parte e un periodo senza LeBron. Questo è semi-inspiegabile, perché questi saranno 2, no? E invece no, sono 2 per gli altri in contropiede. Poi Harden, che ha segnato bendato da 8 metri in tutte le serie precedenti, sbaglia l'ennesimo ritiro da 3 punti senza ostacolo. Particolari, io direi numeri. Sicuramente Weather the Storm è uno dei motti di coach Spurstra, ovvero sia calati giunco che passa la piena, come dicevano i cinesi prima e i siciliani dopo. Weather the Storm è quello che sono riusciti a fare sostanzialmente gli Oklahoma City Thunder fino adesso, è che la partita e la serie continua ad avere un andamento particolarmente rapsodico. Sì, e adesso credo che LeBron stia per tornare, ha fatto un giro, 2 giri fuori dopo il colpo sulla faccia ad Harden. La partita resta in sostanziale equilibrio, adesso torna lui.
Qui la situazione in cui Durant fa passare Chalmers, guardate la posizione di Ibaka, blocco da parte di Bosch, e questa è una finezza, ma Ibaka in una posizione in cui sicuramente non aiuta su un'eventuale penetrazione di Chalmers, in compenso non sa letteralmente dov'è Shane Battier. Perché dovrei lasciare solo un tiratore?